Ciao a tutti Legofan e proseguiamo la serie dei briquettes dedicati a Star Wars. In realtà non è la prima wave o la prima ondata di set che sono stati dedicati alla serie di Star Wars di briquettes. In questo caso però abbiamo tre nuovi set. Abbiamo già visto nell'altro video Yoda e Luke Skywalker. Oggi vediamo la principessa Leila e poi vedremo Boba Fett. Però vi ripeto, sono già usciti altri set. Questa è la confezione. Il numero del set è il 41628. Il numero invece progressivo della serie è il 72. Vi ricordo che è stato presentato anche l'ultimo dei briquettes, il numero 93, e chissà se per fine anno arriveremo a quota 100, che è la Statua della Libertà, dovrebbe uscire i primi di luglio. Questa è l'immagine della principessa, insomma, così come appariva nei film. Qui abbiamo, come potete ben vedere, tutta la serie dedicata a Star Wars di questa wave, e poi qui è presente un piccolo brick uno per uno, stampato, insomma, che poi vedremo sulla figura. Ok, eccolo qui. Questa è la principessa Leila Organa, nel suo vestito lungo bianco. Vi faccio vedere un po' una retrospettiva, insomma, completa del personaggio. Rivediamolo di nuovo. La parte che adoro di più di questa versione è la presenza di questa tunica, che è rimarcata anche da questo pezzo, quindi è come se avesse appunto una tunica lungo le braccia, e poi ovviamente i capelli. Questa è l'altra parte, con il braccio destro invece sollevato, con una pistola laser. E poi, come dicevo, l'altra parte che trovo davvero interessante è la classica capigliatura della principessa. Eccola qui, questa mitica capigliatura ricreata davvero bene, con, a mio parere, con l'utilizzo di questi pezzi, che poi in realtà, come potete notare, è un'unica struttura che si ripete quattro volte in modo alternato, a ricreare proprio i capelli raccolti ai lati della principessa. Come vi dicevo, sono presenti dei brick stampati, così come è accaduto e accade per tutti i briquettes, il più particolare dei quali dovrebbe essere, se ricordo bene, proprio questo. Dovrebbe essere un singolo elemento, uno per uno, stampato, e poi abbiamo un classico brick. Io l'ho costruito un po' di mesi fa, quindi non ricordo bene, ma dovrebbe essere così. Vediamo un attimo se riesco. No, questo non si stacca. Sì, dovrebbe essere così, se ricordo bene. Questo qui è un singolo elemento, non mi sembra una, perché qua vedo, sì, quindi uno per uno stampato, e poi questo qui. Gli occhi ovviamente sono i classici stampati. Ok ragazzi, è un piccolo video, brevissimo video, proprio per presentarvi questo singolo briquettes. Era la principessa Leila, il numero 72 della serie, il 41628 invece il codice del set. E cos'altro dirvi? Al prossimo video, tra i briquettes vedremo Boba Fett. Dei briquettes c'è ancora tanto che in realtà devo farvi vedere, anche se la serie è, diciamo così, un po' in pausa. Sono usciti tanti set nel 2018, pochi quest'anno, quindi insomma, però io devo ancora farvi vedere un bel po' di set che ho acquistato. Qualcuno deve ancora aprirlo, qualcuno l'ho già montato e ve lo porterò, vi porterò poi la recensione, e qualcun altro invece devo ancora recuperarlo. Tre sono ancora disponibili sul sito Lego, altri invece purtroppo dovrò andare ad acquistare un po', come si dice, al mercato nero con prezzi un po' più alti del normale, insomma. E vabbè, vorrei completare quindi l'intera collezione, l'intera serie dei briquettes. Spero di riuscirci. Buona costruzione a tutti, al prossimo video. Ciao ragazzi.